Il Consiglio regionale, nella seduta di ieri, come noto, ha respinto l'emendamento per il ripristino del perimetro della riserva del Borsacchio. La maggioranza di centrodestra perde l'ultima occasione per salvare la riserva e intraprendere un percorso di rilancio e promozione della stessa, è stato ribadito dalle forze di opposizione. La battaglia per il Borsacchio, comunque, non si può considerare ancora chiusa. È calata la maschera, nonostante le numerose firme che sono state raccolte, non solo in provincia di Teramo ma in tutto Abruzzo. Il centrodestra, che pure nei giorni scorsi con delle dichiarazioni si era fatto promotore, diciamo, di un possibile dialogo, in realtà non ha recepito assolutamente nulla. È venuto anche il sindaco ieri in conferenza dei capigruppo, ma nel momento di votare, nonostante i nostri interventi, è rimasta la stessa decisione presa in quella notte purtroppo tenebrosa e fonda del Consiglio regionale, in cui la riserva del Borsacchio è stata clamorosamente ridotta. Nessuna quindi attenzione neanche al piano di assetto naturalistico, che nel frattempo è stato, diciamo, disciplinato da parte del Comune ed è già arrivato in Regione presso gli uffici regionali. Una situazione veramente di grande chiusura nei confronti sia delle istanze del Comune, che erano rappresentate un pochino da tutte le forze politiche, sia dell'emendamento presentato dal centro-sinistra e sostenuto da tutta l'opposizione al governo Marsiglio. Blasioli, a questo punto che cosa accadrà e soprattutto su quell'area che cosa si potrà fare e quali sono i vostri timori? A questo punto non resta che sperare, insomma, come da precedente, che il governo possa impugnare quella norma. Voi sapete, insomma, che ci sono dei giorni di tempo in cui il Consiglio dei Ministri prenderà in esame tutta la finanziaria regionale e la legge di stabilità, che comprende quindi anche quella norma. La speranza è che ci possa essere un'impugnazione da portare di fronte alla Corte Costituzionale, che in virtù di un principio di leale collaborazione che lega il governo e la Regione Abruzzo, il prossimo Consiglio regionale possa prendere atto di questa eventuale, diciamo, reprimenda nazionale. Naturalmente sarà molto più facile se al governare ci sono quelle persone che fino a ieri hanno portato un emendamento per ristabilire la situazione iniziale.